Alleluia. Io leggevo questo passo. Questo passo è questo. Geremia 6, versetto 10. Dice: il loro orecchio è incirconciso, dunque essi sono incapaci di udire. Lode Gesù Cristo. Poi in Genesi 17:11 c'è scritto così: sarete circoncisi, questo sarà un segno del patto fra me e voi. La circoncisione era un segno nella carne che c'era un patto fra Dio e il suo popolo. Deuteronomio 10:16 scritto così: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo. Lode Gesù Cristo. E la mia riflessione, che è una riflessione per la Chiesa, per noi, è questa, a volte questa incapacità di udire, di recepire, no? Di udire non con l'udito normale, l'orecchio fisico, ma quello spirituale. Quando avviene qualche problema, qualche situazione nello spirito, e vediamo qual è l'apparato per udire la parola di Dio, no? Che quando noi accettiamo Gesù, come dire, si attiva questo senso, no? Dello spirito, l'udito spirituale, che è un senso del corpo spirituale. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Cerco di capire come mai avvengono certe cose, no? Queste mutazioni a volte. Sembra una mutazione. Un giorno uno ha un udito numero uno, il giorno dopo avviene che è sordo. Ti è mai capitato di vivere, di vedere queste situazioni? Fa parte della nostra vita. Io poi collego vita comunitaria nel corpo di Cristo, parole, rivelazione, scritture, e vedo che c'è una correlazione forte, c'è una forte correlazione tra spirito, anima e corpo. È imprescindibile questo collegamento. Noi è il nostro essere. Il nostro essere è spirito, anima e corpo. E allora ci viene, come dire, attivato dallo spirito questo senso dell'udito spirituale, no? E come viene? Allora, vi leggo Colossesi. Capitolo 2 di Colossesi.
In lui, dice, versetto 11, voi siete stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo. Ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti. E voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, egli ha vivificati con lui, avendoci perdonati tutti i peccati, avendo cancellato l'atto accusatorio scritto in precetti, il quale c'era contrario. Ma vediamo la circoncisione. Qua dice che la circoncisione spirituale, dice, non è fatta da mano d'uomo, ma avviene nello spirito. Ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Lode Gesù Cristo. Qua è spiegato un meccanismo spirituale che avviene quando noi accettiamo la parola di Dio, quando in maniera deliberata, in maniera spontanea, senza coercizione, ma perché noi decidiamo di accettare. Ecco perché va accettato, chiunque avrà creduto. Cioè noi dobbiamo accettare. L'Evangelo di Gesù va accettato. L'accetti tu? Ti faccio una domanda, così. L'accetti tu l'Evangelo di Gesù Cristo? Ce lo devi fare in maniera spontanea, libera, senza coercizione, senza altri fini, se non per, cioè, se per esempio, no? Uno si battezza per altri motivi, quindi non è per Cristo, non vivrà mai nello Spirito le promesse e le cose dello Spirito di Dio. Avviene per coloro che si battezzano, che credono, che accettano e che desiderano. Avviene poi questo fatto nello spirito. È una cosa molto importante. Perché cosa avviene? Dio ci spoglia, dice. È un'operazione spirituale nello spirito. E ci spoglia dal corpo della carne. Ci libera, no? Perché è come dire, ci riveste. Lo spirito della carne, noi nasciamo con questo rivestimento invisibile. Lode Gesù Cristo. Quando avviene questo, si attiva l'udito spirituale. Nasce Dio, ci dà la sua natura, nasce dentro di noi il fratello di Gesù, dentro di noi questa natura nuova che ha sensi nuovi. Noi, chi vive questo lo può testimoniare, perché ode la parola, ha un bisogno di comunione. Cioè, chi ama il Signore, desidera le cose di Dio, cerca la comunione, cerca di, dove ci sono i fratelli, di esserci.
dove c'è il corpo di Cristo, dove partecipa il corpo di Cristo, ci vuole essere, vuole partecipare, vuole stare con tutti, vuole amare, vuole servire, desidera la parola, desidera leggere. Perché uno dei desideri, no? È anche quello della lettura della Bibbia. Domanda, domanda. Stai leggendo le scritture? Domanda. Dice, ma chi è la scrittura? Stai leggendo la Bibbia? Ogni tanto. Grand Hotel. Novella 2000, come si chiama? Io non lo so. La Bibbia è importante, la scrittura è importante, che noi fa parte di quell'azione che noi dobbiamo compiere, ma diventa poi un desiderio di quel corpo, no? Nuovo. La preghiera. C'è il desiderio della comunione col Signore, c'è il desiderio di essere guarito, liberato, sanato, c'è il desiderio di vivere l'uomo nuovo. Non c'è desiderio. Tu desideri vivere l'uomo nuovo che il Signore ha acquistato per te sulla croce? C'è un nome nuovo. Oggi è scritto in cielo. È il mio. È il mio. Lode Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. E allora che cosa avviene? Avviene che nello Spirito avvengono tante cose soprannaturali che non sono naturali. Se tu desideri vivere questo, Dio ha per te tutti i doni. Cioè, se tu desideri questa comunione con lo Spirito di Dio, Egli ha tutti i doni per te, tutti. Lode Gesù Cristo, tutti. Egli ha acquistato tutto per noi, pienamente. In Lui voi siete stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo. Vedi? Perché il battesimo, no? Attraverso il battesimo noi siamo partecipe, dice, della morte e della resurrezione. Lode Gesù Cristo. Se ancora non sei battezzato, non sei battezzato, prendi una decisione, battezzati. Fai questo passaggio affinché tu possa vivere questo passo della scrittura, questa promessa di Dio. È nello spirito. Tu lo puoi vivere se fai l'azione di fede. Se no diventa una mera conoscenza, mero uditorio. Ma se tu desideri vivere le promesse di Dio che sono da vivere ora. Tutte le promesse di Dio non sono per domani, sono per ora. Egli è presente e qui in mezzo a noi e tu le puoi vivere ora, non domani, ora. Lode Gesù Cristo.
Quindi, che cosa avviene leggendo Geremia al capitolo 6? Dice: il loro orecchio è incirconciso, essi sono incapaci di udire. Perché che cosa avviene? Questa natura carnale che è morta e sepolta, a volte questa natura viene vivificata attraverso il peccato. Dice: com'è che avviene che questo fatto? Com'è che avviene che quel fratello, quella persona è cambiata al momento? Ieri, oggi era così, domani cambia. Ma possiamo analizzare questi fatti e capire perché. Dice perché, ci fa capire questo passo della scrittura, che ciò che era morto e sepolto viene vivificato. La carne che cerca di rivestire, cerca di ritornare a rivestire, a coprire. E quando viene vivificato lo spirito della carne, avviene un fatto: perde l'udito. Cioè, uno dei segni della condizione carnale, che la condizione carnale non è, stiamo parlando della carne umana, stiamo parlando dello spirito della carne, una condizione spirituale, quella condizione spirituale che, con cui noi siamo nati e che ce l'abbiamo sempre, solo che è sottomessa allo spirito di Dio, alla volontà di Dio. E noi la possiamo tenere sottomessa facendo la sua volontà giorno dopo giorno, accettando la sua parola, facendo regnare la parola di Dio nel nostro cuore. Ma a volte, purtroppo, avviene anche il contrario. E dice: essi non hanno l'udito, perché sono, il loro orecchio è incirconciso. Lode Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Dice che lo spirito della carne, attraverso il battesimo, noi siamo stati spogliati da questo rivestimento spirituale. E in Galati dice che se noi camminiamo per lo spirito, adempiremo le opere dello spirito. Quello spirito della carne è sottomesso nel nome di Gesù Cristo. Conoscere questo, questa conoscenza che il Signore ci dà, ci deve servire per capire che entrare in determinate situazioni e dimensioni, dare la nostra vita allo spirito del presente secolo, farsi corrompere dallo spirito del mondo, dal peccato, si pagano le conseguenze. Non è senza conseguenza il peccato quando si attiva, quando si commette. Dice che produce la morte, produce maledizione. Un altro termine è maledizione. E quindi ci riveste del male, ci conduce nel male, ci indirizza nel male. Lode Gesù Cristo. Versetto 12 di Seconda Colossesi. Essendo stati con lui sepolti nel battesimo,
nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti. In Lui c'è tutto il potere di Dio, e tutto il potere di Dio ha risuscitato Gesù. Gesù è risorto, è ritornato con un corpo nuovo, ed Egli tutta questa potenza la vuole riversare su di noi. Tutta questa potenza Egli la riversa sul corpo di Cristo per vincere gli elementi della morte che ci inseguono e che parte sono anche nel nostro corpo. Lode Gesù. C'è la morte nel nostro corpo che è latente, come dire, lo spirito della carne che inclina al peccato, che produce la morte, che produce la maledizione, è dentro di noi. Ma questa può essere vinta, dice. Questo passo ci dice che può essere vinto, perché sulla croce Gesù ha conquistato la vita e tutto il potere, dice, mi è stato dato nel cielo e sulla terra. Lode Gesù Cristo. Noi questo dobbiamo essere coscienti, che a Gesù gli è stato dato tutto il potere. Tutto il potere nelle mani di Gesù Cristo. Quindi noi possiamo andare a Lui e chiedere a Lui. Chiedere di intervenire per noi. Lode Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Signore, io ti voglio chiedere, Padre. Intervieni per noi, Padre, riempici con la Tua potenza, con la Tua vita, Signore. Sottometti, Signore, questo spirito, Signore, della carne, Signore, spogliaci. Signore, rendi il nostro udito, Signore, le nostre orecchie, Signore, che possano udire la Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Vedi, se avviene che uno ha problemi di udire la parola, di recepire la parola, magari uno viene al culto e dice, ma tende a giudicare, no? La parola. Invece dovrebbe giudicare se stesso. A volte noi pensiamo che di essere i giudici del cielo e della terra, di poter giudicare. Ma è verità quello che tu stai ascoltando? È la verità di Dio? E che c'è da giudicare sulla verità? È verità. Dobbiamo solo, cercando di adeguarci, dobbiamo rientrare in quell'ordine per il bene della nostra vita. Il consiglio di Dio è il bene per noi. Tutta la sua parola per noi è vita. Lode Gesù Cristo. A volte avviene che uno dice, ma non sento. E non è una condizione della Chiesa, del Signore, è una condizione personale, è una condizione spirituale personale, perché noi dobbiamo curare la nostra vita. E dobbiamo chiedere al Signore, Signore, rivelaci qual è il problema. Perché se noi andiamo ai Suoi piedi, Egli ci farà vedere qual è il problema. Se tu desideri conoscere qual è il problema nella tua vita, qual è lo scoglio, Egli te lo rivela. Tu vuoi conoscerlo? O vuoi fare come lo struzzo? Dice lo struzzo, per non vedere il leone che lo va a mangiare, lo uccide, mette la testa sotto la sabbia, dice, non lo vedo. Come se non lo vedesse, non esiste il problema. Il problema c'è, perché il leone poi arriva. Non è meglio conoscere che Dio ci rivela qual è il problema e che lo possiamo togliere?
Dice, c'è un problema ostativo. Ti scrivono dalle amministrazioni, dagli enti locali. Dice, c'è un problema ostativo. Qual è? E il Signore opera in questa maniera. Se noi, se la nostra crescita è bloccata, se la nostra rivelazione è bloccata, se la benedizione è bloccata, se le cose intorno a noi vanno a scatafascio, dobbiamo chiedere al Signore, forse è giunta l'ora che uno pieghi le sue ginocchia e il collo, pieghi il suo collo. Dice, o popolo di collo duro, così li chiama Geremia. Piega il suo collo, piega le sue ginocchia al Signore e inizi a ravvedersi. Dice, Signore, quando noi ci presentiamo al Signore ci dobbiamo presentare chiedendo perdono per tutti i peccati. Lode Gesù Cristo. Questa sera abbiamo chiesto il perdono di tutti i peccati. Perché quando ci presentiamo a Lui in questa maniera, tutto ciò che ci separa da Lui è tolto. Hai chiesto, hai confessato al Signore i tuoi peccati? Pure quelli nascosti? Oh, mia. Quelli che ti separano, quelli che producono la maledizione, quelli che ti stanno consumando e distruggendo, quello che ti ha portato al lastrico spirituale. La maledizione, capitolo 27 del Deuteronomio, proviene da un comportamento sbagliato, malsano con Dio. Fratelli, questa è verità. Lode Gesù Cristo. Quindi il Signore arriva e manda la sua parola affinché, dice, finché possiamo dire la sua parola, vuol dire che siamo nel tempo della grazia. Sistemiamoci. Che noi dobbiamo crescere e fare il regno di Dio. Lode Gesù Cristo. E voi che eravate morti nei vostri peccati e nella incirconcisione della vostra carne, a voi dico, egli ha vivificato con lui, avendoci perdonato tutti i peccati, avendo cancellato l'atto accusatorio scritto in precetti, il quale c'era contrario. Vedi, quando ci libera il Signore da questo, quando c'è il perdono dei peccati, ci ha vivificati, ci vivifica. La vita si attiva. Uno degli effetti della depressione, no? Il pensiero della morte, il pensiero della sconfitta, il pensiero che uno non ce la può fare, che è impossibile, che è tutto nero, che non c'è speranza. Dice Neemia che si pentì per il suo popolo. Se noi ci pentiamo, dice, andiamo a lui, egli è pronto a vivificarci. Lode Gesù Cristo. Egli è pronto a intervenire vivificandoci. Dice, egli ci ha perdonato i nostri peccati, ha cancellato l'atto accusatorio scritto in precetti, il quale c'era contrario.
e quell'atto l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Lode Gesù Cristo. Vedi, la croce è l'opera più potente che è stata compiuta per la nostra salvezza e liberazione. Ti sei mai sentito aggravato, imprigionato, oppresso? Se tu hai vissuto o stai vivendo queste condizioni di oppressione, di paure, vai ai piedi della croce. Questa è la parola questa sera. Vai ai piedi della croce, dove Gesù ha vinto tutto. Ha vinto il peccato, ha vinto ogni potestà. Cioè non solo ha vinto sull'azione, ma ha vinto anche su coloro che ci spingono, che spingono l'uomo nel peccato. Ha vinto la carne, ha vinto i demoni, ha vinto Satana, ha vinto la morte. Tutto, tutto il mondo della malvagità è stato vinto. Lode Gesù Cristo. Non è una bella notizia questa? Non è una buona novella? Lode Gesù Cristo. Che c'è speranza per te, c'è speranza per me. Ai piedi della croce c'è speranza. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Glorifica il suo nome. Innalza il suo nome. Gloria. C'è speranza in chi crede. C'è speranza ai piedi della croce. C'è speranza per te. C'è vita per te. Ai piedi della croce c'è vita. Vai ai piedi della croce. Vai ai piedi della croce. Prega il Signore. Lode Gesù Cristo. Vogliamo pregare il Signore? Ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo andare ai piedi della croce e chiedere al Signore di intervenire nella nostra vita? Gloria a Gesù Cristo. Signore, questa sera veniamo a Te, Signore. Veniamo ai piedi della croce. Ti riconosciamo, Signore. Riconosciamo l'opera Tua, Signore. Riconosciamo, Signore, che sulla croce Tu sei morto, ma ancora di più hai vinto. Lode Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Vai ai piedi della croce, prega, preghiamo, pregate. Gloria a Gesù Cristo, prega, prega, preghiamo. Che il Signore è in mezzo a noi e vuole liberare questa sera da ogni condizione spirituale. Chiedi al Signore, prega, 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 stai pregando, preghiamo, digli Signore intervieni, diglielo, gloria a Gesù Cristo, prega al Signore, fai udire la tua voce, alleluia, gloria a Gesù Cristo, se ti vuoi inginocchiare ti puoi anche inginocchiare, come puoi e come preferisci. Alleluia, alleluia.